allora vai? Sì, mi sto preparando. C'ho un po' di emozione, comunque. Wow. Vado sul set, vediamo come va. E beh, quando ho finito, ovviamente, torno e vi racconto. Okay. Ragazze, vado. Mi augurate? In bocca al lupo. Crepi il lupo. Dai, al ritorno vi racconto. Ok, ciao. A presto, spero, con buone notizie. Ciao, ciao. Mi amati Prorio o Consoli? Vai, la mamma. Ciao. Ciao, tata, come va? Ciao. Bene, adesso ti racconto che è stato divertentissimo. Vieni, sono arrivata via Santa Margherita, Villa Durazzo, no? Parcheggiato lì e c'era qualcuno fuori e allora gli ho chiesto cosa dovevo fare, mi ha detto di aspettare che poi mi avrebbero chiamato. Erano lì, a un certo punto mi viene una ragazza, la castista, mi chiama e dice: vieni che ti sta aspettando, tocca a te. Ho detto: mamma mia, aiuto, non mi ricordavo già più niente di quello che avevo studiato. Vado su tutta tranquilla, ho detto: dai, stai tranquilla, che tanto la parte l'hai studiata, la sai, poi sono 5 righe, non è che... Vado su, arriva Checco. Sì, simpaticissimo, arriva, ma ciao, bacini, tutto contento. Ho detto: che piacere, piacere. Dico: ma piacere mio, no? Simpaticissimo. Ha detto: bene. Ho detto: io iniziamo, perché stava lì, io ero un po' tesa. Ho detto: iniziamo, eh? Dice: sì, sì, iniziamo, iniziamo. Allora la scena delle due scenettine che c'erano, ho iniziato a farmene fare una. E mi ha detto più o meno come la dovevo fare e l'ho fatta con i toni giusti, no? E l'ho fatta 3 volte, tipo. Intanto la castista mi ha ripreso. Poi alla fine ha detto: va bene, dai, tutto a posto. Ok, grazie. Allora, sì, dice, mi ha detto, sarà il regista a, poi a vedere, a decidere. E sono venuta via. Ho salutato a tutti e sono venuta via. Poi ho ricevuto, poco, non molto dopo, un messaggio con scritto che domani devo andare per la prova abiti, confermata non come... la moglie del socio numero 2, imprenditrice. Infatti c'è l'impronta dell'imprenditrice. Ma cosa c'entra? No, no, è vero. Sì, ma cosa questo c'entra? Taglio di capelli, questa parlantina, sì, determinata. Questa... perché lì avevo una parlantina questa, che non ti dico, ero paralizzata. Vabbè, comunque è stato molto divertente, soprattutto conoscere Checco Zalone, che è proprio simpatico. Quindi domani ci sarebbe la prova vestita. Alle 10 domani mattina devo essere lì a Santa Margherita. Presumo che sarà, sì, sempre una piccolissima parte, ma a me va bene, sono contentissima così, eh.